Noi siamo a metà tra due mondi, un mondo che sta per scomparire, e loro si equipaggiano con regole, con leggi che proteggono un mondo che sta per scomparire. Quello che voi avete chiamato Rosatellum, per occultarne la paternità di Verdini, trucca di nuovo le regole del voto a pochi mesi dalle elezioni per consentire a un gruppo di capi bastone di nominarsi 2/3 delle prossime Camere. Prima di voi la fiducia sulla legge elettorale l'aveva posto il governo solo 2 volte. La più celebre fu la legge Acerbo-Mussolini del 1923. Cari compagni del PD, con 2 fiducie su 2 leggi elettorali diverse avete doppiato Mussolini. Dovreste essere incriminati per apologia del fascismo. Per contro, la legge contro i vitalizi l'avete affossata per garantirvi i privilegi. Presidente della Repubblica, tenga anche conto del gesto del presidente Grasso di ieri. Ieri è uscito dal Partito Democratico proprio perché su quella legge elettorale si sono messe in imbarazzo le istituzioni. Il gesto del presidente del Senato è un altro gesto politico di cui il presidente Mattarella dovrebbe tener conto, vista la crisi intorno a questa legge elettorale che sta sfasciando il partito di maggioranza. E se lo fa Pietro Grasso è un segnale in più. Il capo del Partito Democratico dice che non vuole Visco, alcuni di voi dicono che volete Visco, cosa volete fare? Volete cambiarlo, il governatore della Banca d'Italia, sì o no? Noi cittadini, le persone a casa e i risparmiatori truffati che hanno subito 4 grandissimi disastri, Monte dei Paschi di Siena, le 4 banche che avete salvato con i soldi dei risparmiatori, il crack delle banche venete, tutto fatto sulle spalle dei risparmiatori. Se ancora una volta non volete scegliere di cambiare strada, ma ancora una volta i cittadini e i risparmiatori dovranno pagare per i vostri errori, allora, ministro, non possiamo ascoltare il leader del Partito Democratico che ci viene a dire che lui è critico sulla nomina del governatore Visco. È veramente indecente e non possiamo usare altre parole. E bisogna capire da che parte state, dalla parte dei risparmiatori o dalla parte dei banchieri. Noi lo sappiamo, ma speriamo che questa volta ci smentiate, perché veramente non se ne può più, ministro. Grazie. Abbiamo appena scritto una lettera al direttore della generale della RAI, Mario Orfeo, affinché la RAI faccia informazione sul prossimo appuntamento elettorale in Sicilia il 5 novembre. Finora l'attenzione del servizio pubblico su questo importantissimo evento, che avrà probabilmente delle ripercussioni anche sulle elezioni politiche, è stato pressoché nullo. Poco è stato detto sulla situazione sociopolitica e sullo scenario che fa da sfondo a questa importante competizione. Poco è stato detto sulle forze politiche in campo, sui loro programmi per risolvere i numerosi problemi che lamenta l'isola. Soprattutto nulla è stato detto sugli impresentabili che riempiono le liste di molte forze politiche. Ora io chiedo al direttore che in maniera incisiva si affronti l'informazione in una maniera più completa possibile in vista di questo importante appuntamento elettorale. Direttore, lei e non più direttore del TG1, la rete Ammiraglia, che potrebbe ospitare peraltro un confronto fra tutti i candidati, ma è direttore generale del servizio pubblico italiano. Faccia, la prego, il suo dovere. Stiamo per assistere a un piccolo miracolo. Oggi, dopo la moltiplicazione dei pani e dei pesci, siamo per assistere alla moltiplicazione degli ordini e delle poltrone. Migliaia e migliaia di piccoli ordini con migliaia e migliaia di piccole poltrone che si tradurranno in un maggior costo per gli iscritti. Riteniamo che il Ministro della Salute negli anni del suo mandato abbia profondamente degradato il sistema sanitario italiano e questo provvedimento disvela una matrice assolutamente filocorporativa, retrograda e arcaica della sanità. Il Ministro della Salute si guarda bene dal presentare in quest'aula provvedimenti che favoriscono la prevenzione e la cura dei cittadini, mentre è solerte nel presentare provvedimenti per una surrettizia privatizzazione della sanità italiana a favore di multinazionali farmaceutiche, assicurazioni, corporazioni nazionali ed internazionali. Ricordiamo il Fertility Day dello scorso anno e ricordiamo anche la recente approvazione del decreto coercitivo sui vaccini. Il testo all'esame è intriso di interessi che sono lontani anni luce dai bisogni di salute dei cittadini e dai problemi dei professionisti della sanità, lasciando
lasciati solo nelle strutture sanitarie e con stipendi da fame, costretti a tamponare con orari di lavoro inaccettabili e una carenza di personale ormai drammatica. Non vogliamo dare nessuna fiducia e la delega contenuta nel provvedimento è improponibile e inaccettabile al termine di una legislatura che ha gli sgoccioli. L'esplosione di una bomba ci manda indietro a dei tempi bui per il nostro paese, le uccisioni di giudici, le attività della mafia. Però purtroppo devo ricordare che i mandanti di quegli omicidi, di quelle stragi, i veri mandanti noi in Italia ancora non li conosciamo. E anzi forse quei mandanti ancora siedono in Parlamento o stanno nelle posizioni di potere. Questa è una cosa che dobbiamo ricordare quando parliamo di Daphne Caruana Galizia, che in questo Parlamento c'è venuta. Quando c'è venuta veniva già minacciata, veniva isolata, veniva uccisa in vita, qualcuno ha detto, ed è giusta, e si è lasciata sola ed è stata uccisa anche nel metodo più barbaro, dando un segnale a chiunque, dicendo attenzione, se toccate questi nervi scoperti vi succede qualcosa del genere, perché questo l'è stato fatto. È venuta qui, ha raccontato tante cose, ha accusato anche politici maltesi, ha toccato nervi scoperti, ha toccato delle cose sensibili e dobbiamo stare attenti adesso, dobbiamo dare una risposta diversa rispetto a quelle che sono state date finora, perché se è vero che il presidente Tajani oggi si è impegnato davanti ai familiari dicendo che ci sarà un'investigazione e verranno trovati esecutori e mandanti, noi dobbiamo impegnarci tutti affinché questo avvenga veramente, se no questo Parlamento farà una figura ridicola. Il provvedimento che abbiamo esaminato in queste settimane definisce, anche nel rispetto del dettato costituzionale, una situazione, quella dei domini collettivi, che non ha mai avuto contorni chiari e che con questa legge vogliamo regolamentare. Questo è un provvedimento che contribuisce a portare avanti il concetto di bene comune, così come è concepito. Con questa norma finalmente anche i comuni dovranno rispettare le regole che i domini collettivi normano e situazioni di conflitto e scontro cesseranno una volta per tutte. È inevitabile quindi accogliere con favore questo testo che certifica al contempo sia il diritto giuridico di chi usa il bene pubblico, sia quelli dello stesso bene che sottostà all'uso della comunità e che per legge resterà comunque pubblico. Ci sono beni che non coincidono né con la proprietà privata né con la proprietà dello Stato, ma esprimono dei diritti inalienabili dei cittadini. Questi beni sono appunto detti comuni, dal diritto alla vita, al bene primario, all'acqua, fino alla conoscenza in rete. Tutti ne possono godere e nessuno può escludere gli altri dalla possibilità di goderne. Per tutte queste ragioni il Movimento 5 Stelle voterà favorevolmente. Grazie. Grazie. Ci troviamo qui a presentare e ad accogliere la delegazione di Rifiuti Zero. Per noi riuscire ad avviare un programma serio nella direzione di Rifiuti Zero è chiaramente un punto estremamente importante per il cambiamento della città. La riduzione è il primo step. Poi c'è separazione sulla differenziazione dei rifiuti. Da qui al 2021 ci siamo posti l'obiettivo di arrivare al 70% di raccolta differenziata e alla riduzione di oltre 200.000 tonnellate di rifiuti annui. Auspichiamo chiaramente che tutte le istituzioni, a partire dal governo centrale al governo regionale, riescano chiaramente a dare un forte impulso a un'industria che preveda come filosofia di base quella dell'economia circolare. Well, this is my 77th visit to Italy. Beh, questa è la mia 77esima visita in Italia. And I think this is the most positive message I've yet to hear. It's so positive. Rossan and I and others have fought incinerators. No incinerator. No, no, no. No discovery. But this is yes. This is yes to reuse. This is yes to recycling. Yes to composting. Yes to sustainability. It's a positive message. Berlusconi, buongiorno. Mi introduco un po' nella sua campagna politica sulla Sicilia, perché so che doveva venire il 28 a Catania e il 29 a Palermo, e dato che ci sono io, lei ha disdetto. Quindi io mi preoccupo che lei deve stare tranquillo. Per quanto riguarda, vorrei tranquillizzarla, nel senso di dove non sarò io in Sicilia, così si dà una regolata magari. Per esempio, io il 28, che è sabato, non sarò a Ragusa, ecco, lei ci può andare liberamente e in modo tranquillo. Non sarò il 30 a Messina e il 31 non sarò né ad Agrigento né a Caltanissetta, mentre so che lei il primo di novembre sarà
a Palermo e io ho proprio un buco e magari ci potremmo scambiare qualche battuta, magari più recenti di quelle che dice lei. Tra buffoni ogni tanto ci si aiuta così. Grazie, arrivederci.